puntata di Chirurgia Live in diretta con la sala operatoria. Nella puntata di oggi torneremo nel blocco operatorio perché saremo con il dottor Fioravanti, neurochirurgia. Ci faremo spiegare poi da lui l'intervento che andrà a compiere. Sarà un solo intervento nella giornata di oggi, abbastanza lungo, abbastanza complesso, circa 3 o 4 ore di durata complessiva che noi come sempre condenseremo in una puntata. Saremo anche con lui in reparto, conosceremo la sua equipe, anzi adesso stiamo proprio andando a seguire quella che è la riunione del mattino che ogni giorno viene fatta in ogni reparto dell'ospedale di Cremona proprio per pianificare quella che sarà la giornata. Venite con me. Presenta la sua equipe, dottore. Certo, allora partendo dalla mia destra la dottoressa Bianchini, il dottor Muzzi, la dottoressa Dauria, poi abbiamo la coordinatrice Simona, Claudia che è una nostra infermiera, Stefano, il dottor Jay, che come lo chiamo io, che è uno specializzando di Brescia con cui siamo convenzionati, quindi lui sta facendo la sua specialità qui da noi, la dottoressa Catenacci e il dottor Morandini. Ecco, voi fate tutte le mattine questa riunione dove cercate di dare quello che sarà il programma della giornata, sì, immagino. Facciamo ogni mattina, come vede ci sono anche gli infermieri perché magari anche più loro di noi forse durante la notte sanno quello che è successo, quindi vediamo quello che è successo durante la notte, se sono arrivate urgenze o quant'altro. Loro ci informano su quello che è successo, noi vediamo tutti i pazienti e decidiamo le attività del giorno in modo che sappiamo per ogni paziente quello che deve essere fatto, in modo che poi dopo questo briefing ognuno, c'è chi va in sala, chi invece resta in reparto, più abbiamo anche dei pazienti in un altro reparto che purtroppo per il Covid abbiamo dovuto ridurre il numero di pazienti presenti in reparto, noi abbiamo un reparto con 28 pazienti, dico bene 24, adesso alcune stanze sono perché abbiamo tutte stanze doppie, adesso alcune sono doppie, altre sono singole, per cui ci hanno attivato dei posti letti in medicina riabilitativa, per cui abbiamo una serie di pazienti e poi il dottor Muzzi va a fare il giro dall'altra parte, da una parte dei colleghi resta qui. Quindi da una parte il giro visite e dall'altra l'attività in sala operatoria. Thank you.
Allora, dottore, siamo entrati in sala operatoria, le chiederei di illustrarci quello che vedremo tra poco. Allora, stamattina operiamo una signora che ha una nevralgia del trigemino. Una nevralgia del trigemino è un dolore lungo la faccia. Questo dolore ha delle caratteristiche particolari. Spesso i pazienti lo descrivono come delle scosse elettriche o delle pugnalate, che dura pochissimi secondi ma che si ripete poi nel tempo. Non è un dolore continuo. E viene attivato da alcuni movimenti, come quello di parlare, per esempio, si scatenano queste scosse elettriche, oppure mentre, per gli uomini, mentre ci si rade, mentre ci si lava i denti, oppure banalmente mentre si sfiora il viso. Ed è un dolore molto invalidante, perché ovviamente le normali abitudini, come quello di parlare, spesso questi pazienti stanno con la mano così davanti e non parlano, perché hanno paura che si scateni il dolore. Ed è molto invalidante. Ci sono diversi trattamenti, come quello medico, che viene fatto con farmaci antiepilettici. Se vogliamo un pochino così descrivere il meccanismo, immaginiamo i nervi come dei cavi di corrente con dentro tanti fili. Ogni filo c'ha una sua guaina. Questa guaina, per diverse ipotesi che ci sono su questo tipo di patologia, la guaina si perde, quindi i fili vanno in contatto e ci sono queste scariche che si evidenziano con il dolore. La diagnosi è una diagnosi clinica, cioè se il paziente descrive i sintomi come io li ho descritti prima, cioè un dolore non continuo, simile a delle scosse elettriche, allora si può parlare di nevralgia trigeminale di tipo atipica. Quindi che è sostenuta nella maggior parte dei casi, 80-82% dei casi, da un conflitto neurovascolare. Cosa intendiamo per conflitto neurovascolare? Intendiamo il contatto tra il nervo e un vaso. Il vaso che si accosta al nervo toglie questa guaina per meccanismi di pulsatilità, comunque la guaina scompare e parte il cortocircuito. Le risonanze che voi vedete lì delle immagini appese ci fanno vedere talvolta il contatto tra il nervo e il vaso. Il problema qual è però? Che nell'angolo ponto cerebellare, che è una regione anatomica in cui ci sono tutti i nervi cranici, ci sono anche dei vasi, quindi noi lo vediamo spesso questo contatto tra i vasi, però questo contatto associato ad una clinica allora diventa significativo. Ma personalmente io pongo indicazione all'intervento chirurgico, che nella nevralgia del trigemino ritengo l'intervento di scelta, cioè la prima scelta. Se la clinica che mi raccontano i pazienti è quella che dicevo prima, io pongo l'indicazione chirurgica. Perché pongo l'indicazione chirurgica e non al trattamento medico? Perché il trattamento medico, intanto, sono farmaci antiepilettici che interagiscono con il sistema nervoso. Sì, nel corso degli anni c'è sempre l'esigenza di aumentare questi farmaci, per cui si parte da 400 mg fino a 1800. La qualità della vita del paziente che viene completamente. Esattamente. L'intervento chirurgico, come vedrete poi, noi facciamo un tagliettino qui dietro l'orecchio, si fa un buco nell'osso qui dietro di circa delle dimensioni di un euro, attraverso questo forellino raggiungiamo il trigemino, che è il quinto nervo cranico. Quando troviamo il contatto, come dicevo, nell'82% dei casi, quando la sintomatologia è quella tipica, troviamo questo contatto. Non si fa altro che spostare il vaso in modo da evitare che tocchi contro il nervo. Personalmente io utilizzo dei pezzettini di muscolo che interpongo tra il nervo e il muscolo, il nervo è il vaso, altri colleghi utilizzano altri materiali, insomma, però il problema è quello di spostare, cioè cambiare l'asse di pulsatilità del vaso, quindi per evitare appunto la perdita della guaina sul nervo. Questo risolve nell'82% dei casi il problema, cioè i pazienti escono dall'ospedale senza alcuna terapia e non hanno più male.
questa c'è è la cosa fondamentale. Una... Ma quanti interventi di questo tipo fate voi, no, all'ospedale di Cremona? Noi all'ospedale di Cremona ne facciamo, diciamo, abbastanza. Io poi vengo da Bologna, dove già ne avevo fatti abbastanza, quindi insomma continuiamo a farli. In genere ne facciamo uno o due al mese di questi interventi. Cioè facciamo sia la nevralgia del trigemino, poi c'è l'emispasmo del fascia, che sono tutte patologie sostenute dallo stesso meccanismo, cioè da questo conflitto neurovascolare, che si esprimono con sindromi diversi, però il meccanismo è sempre uguale e l'intervento è sempre il medesimo. Ecco, quanto dura l'intervento? Diciamo, l'intervento complessivamente dura un paio d'ore, tra il tempo chirurgico, non è un tempo lungo, c'è il tempo centrale, poi c'è la preparazione, come vedete, sistemazione del letto, però sì, 2-3 ore al massimo, 2 ore, ecco. Allora, adesso abbiamo esposto l'osso, questo qui è un po' di cera, è la teca cranica, qui c'è una vena che è anche un nostro punto di riferimento, un nostro repere. Adesso prendiamo, come vi dicevo prima, un pezzettino di muscolo, forbici, che utilizzeremo poi per... fare la decompressione. Ok, ecco, te ne do un altro pezzettino. Questi sono i frammentini di muscolo che utilizzeremo poi. Coagulare. Vai, vai. Ce l'ho io. Facciamo un po' di emostasi sui tessuti. Adesso facciamo un foro sull'osso. Vai pure, Carlo. Ecco qui, prendiamo la polvere. Adesso abbiamo fatto il foro nell'osso, ci allarghiamo questo forellino, quindi facciamo quello che si chiama una craniectomia, in modo da fare, come vi dicevo all'inizio, questo forellino di circa le dimensioni di un euro. Scusa, vado io. Oggi è un'occasione particolare, quindi questo lo sto facendo io. In genere lo fanno i miei collaboratori che preparano l'intervento, un laminotomo. Oggi abbiamo il dottor Valtulina qui in sala operatoria e la dottoressa Milanese, no, più grande. Abbassare la coagulazione a 35. Vai. Allora, adesso abbiamo fatto la nostra craniectomia, cioè l'accesso adesso al cervello. Quello che vedete è questa qui.
Questa qui è la dura madre, cioè la meninge che avvolge tutto il cervello. Adesso noi apriremo questa qui e quindi saremo sul cervelletto. Scivoleremo lungo il cervelletto per arrivare ad individuare il quinto nervo cranico, che è appunto il trigemino. Come vedete, come dicevo prima, l'apertura è estremamente piccola, insomma è un tondino delle dimensioni di 1 euro, 2 euro al massimo, insomma qui siamo tra 1,5 euro, diciamo. Adesso rifacciamo il cambio. Ogni volta quando apriamo la dura madre, che arriviamo sul cervello, ci cambiamo i guanti, quindi non utilizziamo quello che abbiamo utilizzato. In neurochirurgia la sterilità è fondamentale, a differenza magari di altre chirurgie che non sono completamente pulite, la neurochirurgia ha questo pulito sporco, cioè quello che c'è dalla dura madre in avanti è tutto estremamente pulito, perché se utilizziamo degli strumenti sporchi o delle cose sporche rischiamo di provocare delle infezioni come le meningiti, per esempio. Adesso abbiamo aperto la membrana, quindi la dura madre che avvolge il cervello. Quello che vedete che compare è questo qui. Mi dai ecco, questo qui è il cervelletto. E adesso procediamo con il microscopio operatorio. Allora, adesso vediamo questo che vedete qui in primo piano, è il pacchetto acustico facciale. Li vedete queste strutture bianche che si vedono qui? Quello laggiù invece, questo qui, questo è il quinto nervo cranico, è quindi il trigemino. Adesso esploriamo quello lì. Dicevamo, questo qui è il pacchetto acustico facciale. Quello laggiù, che si intravede appena adesso, quello lì è il quinto nervo cranico, quindi il trigemino. Qui c'è un po' di sangue che puliamo. Allora, vedete questo qui che sto spostando adesso? Vedete? Questo bianco è il quinto nervo cranico. È qui dietro, adesso ve la faccio vedere, vedete l'arteria? Questa arteria qui? Questa qui che va contro il nervo, in tutto il suo decorso. Adesso vediamo se riusciamo. La vedete come la sto spostando adesso e vedete il nervo tutto attaccato? Adesso cerchiamo di spostarci un attimo per capire. Vedete? Adesso si vede molto bello. Allora, questo qui è il nervo. Adesso poi cerchiamo di esporre un po' meglio. Questo qui è il nervo, lo vedete? Bianco. Vedete l'arteria, quello che vi dicevo, il contatto dell'arteria? La vedete come gli va contro? Quindi noi adesso cosa dobbiamo fare? Prendere questa arteria, tirarla fuori come sto facendo. Vedete come ho liberato il nervo? L'arteria è qui, è dietro, è qui. La vedete l'arteria adesso, qui? Sulla punta del mio aspiratore? Si vede adesso? Ecco, già l'arteria praticamente non pulsa più, non è contro il nervo. Vedete come la lascio, come ci ritorna di nuovo? Allora, è questa attività di pulsatilità che, secondo alcuni, favorisce la demielinizzazione, cioè la perdita della guaina. In realtà noi troviamo alcune volte anche un conflitto venoso nel trigemino, cioè una vena, e la vena non pulsa.
Quindi la tesi che la pulsatilità possa determinare, insomma, è vero per quanto riguarda le arterie, per le vene non siamo capaci di darci una spiegazione. Però vedete come l'arteria, questa è l'arteria cerebellare superiore, vedete come questo è il nervo e questa è l'arteria. Io sposto l'arteria, il nervo è completamente libero. Scusate, ci sono le mie mani davanti, ma qui gli spazi sono veramente piccoli. Vedete adesso come l'arteria non è più contro il nervo, la vedete qui l'arteria? Purtroppo qui ci sono delle vene che si chiamano le vene di Dendi, che talvolta sanguinano perché il dissettore, perché quando ci appoggiamo per pressione, però insomma non si vede sempre il nostro nervo. Vedete il nostro nervo, adesso lo puliamo ancora una volta, a aumentare per favore l'aspirazione adesso. Ecco qua, qui c'è sempre il nostro nervo con il suo vaso. Adesso prendiamo il vaso, questa volta lo agganciamo, muscolo, questo è il decorso del nervo, qui il vaso non ci va più, eh? Vedete sempre il vaso, nervo e vaso, ok? Dammi il muscolo, vedete il vaso sempre dietro il mio aspiratore? Ecco qua, abbiamo messo il muscolo, qui abbiamo il nervo, il vaso è sempre laggiù, lo vedete il vaso? Infiliamo ancora un po' di muscolo così ce lo allontaniamo, a sandwich, ok. Un altro pezzettino, vedete com'è distante adesso il vaso? Mettiamo un altro pezzettino per aumentare il nostro sandwich. Vedete sempre il nervo, eh? E il vaso lo vedete dov'è? Sulla punta del mio aspiratore. Mettiamo un altro pezzettino. Ecco qua. E l'intervento è finito. Allora, ricapitoliamo, eh? Qui abbiamo il nostro nervo, lo vedete? Qui abbiamo il muscolo che è interposto, ovviamente. Questo che vedete, questi qua, è il pacchetto acustico facciale, nervo acustico in primo piano, e sotto questo nervo c'è il nervo facciale. Più sotto, qui, vedete tutti questi filini bianchi qui? Qui abbiamo un po' di sangue, proviamo a pulire, si lava. Tutti questi qua sotto, li vedete? Quelli sono i nervi misti, il glosso faringeo, il vago. Vai a fuoco, Carlo, per favore. Eccoli qua, li vedete? Quindi abbiamo nervi misti, settimo, ottavo, e qua su abbiamo il nostro quinto, lo vedete? Il trigemino. Ecco, sotto questo po' di sangue qui. Eccolo là. Quindi con questo forellino noi controlliamo praticamente tutti i nervi cranici. Quasi tutti. Ok, l'intervento è finito. Adesso facciamo la chiusura, controlliamo un po', puliamo un po'. Adesso continueranno a chiudere lì questa membrana, poi nel buchino che abbiamo fatto rimetteremo sia l'osso che la polvere d'osso che ci è avanzata e lo chiuderemo con un pezzettino di rete, ce l'hai lì Erika, che la facciamo vedere. Utilizzeremo questo pezzettino di rete, che è una rete in titanio, questa qui, che appoggeremo qui, la chiuderemo in questo modo,
più che altro serve solo per motivi estetici, non è che abbiamo, perché il buchino è talmente grande, in modo che quando i tessuti si cicatrizzano non si vede l'avvallamento. Essendo questo un intervento di chirurgia funzionale, perché è un disturbo funzionale che il paziente ha, allora anche l'estetica viene curata. Allora, dottore, la parte più delicata dell'intervento sì. È stata completata, avete riscontrato delle criticità, è andato tutto per il meglio? No, in genere quello che avete visto anche voi, quel po' di sanguinamento, purtroppo in questa regione, questa è la fossa posteriore, il nostro cervello è diviso, il nostro cranio, in una parte sopratendoriale e sottotendoriale. Il tendore è una sorta di tenda che divide il sopra e il sotto. A livello del tendore ci sono delle vene che quando il cervello viene giù, come in questo caso, avete visto che all'inizio abbiamo fatto uscire del liquor che noi normalmente abbiamo, che ci avvolge la testa, allora il cervelletto va giù, le vene si tirano un pochino e possono dare origine a questi microsanguinamenti, che è una cosa normale, questi si tamponano, quindi quello che era bello in questo caso era il contatto, il conflitto, che si vedeva molto bene. Quindi questa è una signora che si era dimessa dal reparto tra 4-5 giorni, completamente guarita. Noi anche il decorso post-operatorio è relativamente breve. Sì, nel senso che l'unica cosa che ci può essere è più frequente nei giovani che nelle persone di una certa età, uscendo questo liquor, finché non si forma ci può essere un po' di cefalea. Nei primo giorno, secondo giorno post-operatorio, spesso nelle signore un pochino più avanti con gli anni, nei pazienti più avanti con gli anni, questo problema viene ridotto al minimo. Questa, diciamo, è l'unica problematica che c'è nell'immediato post-operatorio. Dopo 4-5 giorni il paziente viene dimesso. Ecco, la paziente è stata operata ovviamente in anestesia generale, si sveglierà tra quanto? Quindi adesso la dottoressa, appena finiscono di chiudere, vero dottoressa, circa una ventina di minuti, e poi la paziente viene svegliata in sala operatoria. Se la dottoressa ritiene necessario, essendo una paziente un po' anziana, la terrà qui in recovery room per osservarla, in modo che sia appena la dottoressa, l'anestesista, ritiene che la paziente può essere dimessa, va su in sala operatoria, va su in reparto, dove noi abbiamo 8 posti di terapia subintensiva, e la paziente viene messa lì per fare il suo decorso post-operatorio fino a domattina. Allora, dottore, noi adesso la lasciamo, ci rivediamo nel suo studio per concludere la nostra puntata. Grazie molto. Allora, dottore, eccoci nel suo studio alla fine di una mattinata che abbiamo trascorso insieme in sala operatoria. Ci racconti un po' del suo reparto, quante persone lavorano e come vi muovete, di cosa vi occupate? Allora, la mia equipe è composta da 10 medici, più abbiamo uno specializzando, perché abbiamo una convenzione con l'Università di Brescia e quindi ci mandano degli specializzanti. Il reparto, come dicevamo stamattina, ha 28 posti letto, abbiamo 8 posti letto di subintensiva. Noi siamo organizzati, come avete visto, facciamo questo briefing al mattino in cui facciamo il punto su tutti i pazienti e decidiamo le attività della giornata. Questo lo ripetiamo tutte le mattine, tranne ovviamente nel fine settimana. Poi l'attività del reparto si svolge con... abbiamo una sala operatoria tutti i giorni, più quella delle urgenze, per cui c'è 2 persone che sono in sala operatoria, come avete visto stamattina, e gli altri che restano in reparto, che svolgono le altre attività come quelle ambulatoriali, perché facciamo sia l'ambulatorio divisionale, cioè quello per i pazienti che hanno bisogno di una prestazione neurochirurgica, e questo è un po' grosso modo come si svolge l'attività. Noi ci occupiamo un pochino di tutto. Io sono arrivato a Cremona nell'agosto 2018. Io mi occupo di tutta la... Sì, so che oggi abbiamo visto un intervento in anestesia generale, ma so che ne fate anche alcuni, anche molto delicati, a paziente sveglio. Sì. Ce n'è stato anche uno recentemente di cui abbiamo visto anche comunicati stampa, perché è stato molto particolare, con un paziente che dipingeva mentre veniva operato. Sì, la chirurgia da sveglio, come abbiamo detto in altre circostanze, è una chirurgia che ormai viene fatta in diversi centri da diversi anni. Io ho iniziato nel 2011, penso di
aver fatto il primo intervento a Bologna ed è riservata a patologie particolari, quelle che noi chiamiamo i tumori in area critica. Per area critica intendiamo quelle aree del cervello in cui risiedono alcune funzioni come quella del linguaggio, del movimento, quindi viene fatta insieme a tutta una serie di monitoraggi che facciamo in sala operatoria. Richiede un team multidisciplinare che comprende neurochirurghi, neurofisiologi, neurologi, neuropsicologi, perché il paziente deve essere valutato, ed è insomma è una tecnica interessante che facciamo qui ormai di routine, direi, qui a Cremona. Ci sono anche degli interventi un po' d'eccellenza, possiamo dire, nel nostro ospedale. Sì, nel senso che adesso come reparto di neurochirurgia noi facciamo tutto quello che viene fatto in un grande centro, noi riusciamo a farlo qui. Per esempio l'intervento che avete visto oggi è un intervento che dura poco, molto, a vederlo sembra anche semplice da svolgere, però richiede tutta una serie di esperienza, quindi è una patologia di cui io mi sono occupato da sempre, quella dell'angolo pontocerebellare, della chirurgia della base cranica, quindi insomma questo è un'eccellenza e non ci sono onestamente tanti centri che fanno. E questo, vabbè, fa molto piacere. Io vorrei tornare indietro di qualche mese e speriamo che purtroppo che la cosa non accada di nuovo. Cosa succedeva qua la scorsa primavera nel periodo Covid? Per noi è stato un dramma, come per tutto il paese. Noi siamo stati travolti qui a Cremona perché improvvisamente siamo stati il primo avamposto. La neurochirurgia ha resistito fino per un certo numero di settimane, dopodiché abbiamo dovuto chiudere il reparto che voi avete visto, è stato chiuso, svuotato dei pazienti neurochirurgici, che alcuni sono stati dimessi, altri sono stati trasferiti a Brescia, che era l'hub, secondo come aveva definito la regione Lombardia, e abbiamo riempito tutto quel reparto con pazienti Covid, abbiamo dovuto interrompere per quasi 2 mesi. Se non 2 mesi e mezzo l'attività neurochirurgica, noi non operavamo e ci siamo occupati dei pazienti Covid. Adesso l'azienda ha messo, ovviamente come stanno facendo un po' tutti, in pratica un nuovo piano, insomma, dividendolo questa fase successiva in 4 fasi, l'attività neurochirurgica fortunatamente dovrebbe continuare quantomeno, soprattutto anche qualora ci fosse, speriamo proprio di no, una pandemia come quella che abbiamo avuto a febbraio-marzo, noi dovremmo continuare a lavorare quantomeno per l'urgenza-emergenza, che è la cosa importante. Noi serviamo un territorio come neurochirurgia di circa 800.000 abitanti, perché siamo il punto di riferimento da Lodi a Mantova, quindi è chiaro che c'è una fetta di patologie, soprattutto per quelle urgenti come la traumatologia o le emorragie cerebrali, che anche quelli durante il Covid ci sono state e ci saranno. Quando arriva un paziente, che cosa succede? Quali diciamo, interventi vengono attuati per verificare appunto che non ci sia un contagio da Covid? Allora, tutti i pazienti che arrivano d'urgenza, che vanno in pronto soccorso, vengono tutti tamponati in pronto soccorso. In pronto soccorso è stata allestita una zona grigia, cosiddetta, in modo che fanno il tampone. Quando il tampone è negativo, fanno il tampone in torace, il paziente viene trasferito nel reparto. Per i pazienti, poi è chiaro che se c'è un paziente che necessita di intervento neurochirurgico urgente, lo mettiamo in sala operatoria e utilizzando tutte le normali precauzioni. Noi abbiamo 2 sale, per cui è chiaro che abbiamo la possibilità, se su una c'è la sala, c'è l'attività ordinaria, sull'altra sala svolgeremo, poi la sala viene ovviamente trattata e fatto tutto quello che deve essere fatto. Per quanto riguarda invece i ricoveri ordinari, quelli che vengono, che fanno il pre-ricovero, fanno un tampone, noi in genere entro 3 giorni li ricoveriamo. Quelli che invece, vedendo io anche pazienti che vengono da fuori regione, quindi non possiamo fare il pre-ricovero, arrivano al mattino, fanno il tampone e il torace. Quando questi 2 esami sono arrivati e risultano negativi, il paziente viene ricoverato in reparto. Cosa si augura per il futuro del suo reparto e per tutti i suoi collaboratori e la sua equipe? Adesso, intanto,
un augurio per tutti, speriamo che questa curva di contagi si riduca, perché nessuno di noi vuole vivere quello che abbiamo vissuto tra febbraio e aprile scorso. Per il mio reparto spero, con il come sta succedendo, come è successo in questi due anni, con l'aiuto della direzione strategica, della direzione generale, della direzione sanitaria, di continuare a fare le cose che stiamo facendo e di implementare la nostra attività. Diciamo, il case mix del nostro reparto rispetto a quando sono arrivato è cambiato molto. Noi vediamo molta patologia cranica, facciamo interventi complessi che prima qui non venivano fatti. Questo è importante per chi dirige una struttura, perché significa far crescere i suoi collaboratori. Quindi penso che oltre a curare bene i pazienti, la missione di un direttore di struttura è quello anche di far crescere i suoi collaboratori, quindi di lasciare un reparto che autonomamente possa funzionare. E allora noi siamo arrivati al termine di questa puntata, ringraziamo il dottor Fioravanti per averci ospitato nel suo reparto, speriamo anche in questa puntata che abbiate trovato interessanti tutti i temi trattati, e noi ci rivediamo la prossima settimana.